E buon pomeriggio cari amici ascoltatori, benvenuti a Qui Pianeta Terra da Mauro Caruso. Ludovica Di Chiara, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Ludovica, di cosa parliamo a Qui Pianeta Terra? Sì, oggi Mauro vogliamo dare voce a quei bambini costretti al silenzio da adulti, da quei adulti che invece di amarli, proteggerli, educarli, compiono nei loro confronti atti indicibili. Ci occuperemo infatti di pedofilia e pedopornografia. È un bel tema. Un fenomeno molto serio e grave che abbiamo scelto di trattare perché riteniamo non si sia presa sufficientemente coscienza delle sue dimensioni e della sua portata. Sicuramente è un tema che può mettere a dura prova la sensibilità di molti, ma riteniamo doveroso esporre, Mauro, all'attenzione degli ascoltatori, certo, questo tema, perché si tratta di un fenomeno grave e soprattutto reale. Esatto. Facilitato e amplificato soprattutto negli ultimi anni dal mondo del web. Eh sì, esattamente. Dunque, a questo proposito vorremmo citare alcuni numeri per prendere un po' più coscienza delle dimensioni del fenomeno. Quindi ricordiamo ad esempio i dati forniti dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che denuncia circa 18 milioni di bambini abusati nella sola Europa, arrivando poi a un dato ancora più forte che stima addirittura in circa un miliardo, cari amici, gli ascoltatori, un miliardo il numero di minorenni dai 2 ai 17 anni abusati a livello globale, a livello mondiale ovviamente. C'è poi un dato dell'Internet Watch Foundation del 2017 che stima in quell'anno addirittura il fatto che ogni 7 minuti un bambino viene abusato. Quindi ripetiamo, ogni 7 minuti, signori, esatto. Ecco, teniamone ben presente. Quindi davvero sconcertante, come sconcertante anche l'abbassamento dell'età degli abusati, come riporta l'associazione Meteollus, tra le altre cose, infatti denuncia il fenomeno della infantofilia, cioè esatto, l'attrazione da parte di adulti verso bambini molto piccoli, 0-2 anni, sottolineiamo anche neonati. Da 0 mesi in su, arrivando persino all'infanticidio, per non parlare poi di quanto aberrante sia l'abuso di minori di qualsiasi età coinvolti in rapporti addirittura con animali e in rituali satanici. Ebbene, cari amici, benvenuti nel mondo in cui ci troviamo oggi, nel 2019, sul nostro amato pianeta Terra, la nostra martoriata madre Terra, e ne parliamo a Qui Pianeta Terra. Dunque, abbiamo citato come ultimo dato quello dell'associazione Meteollus, una associazione da 30 anni impegnata contro la pedofilia e la pedopornografia in Italia e nel mondo. Fondatore e presidente di Meter è Don Fortunato Di Noto, che è membro del tavolo tecnico dell'Osservatorio Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia online. Questo è un organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È inoltre membro, Don Fortunato, del Comitato Scientifico della Polizia Postale e delle Comunicazioni. È autore del libro di recente uscita Io guarirò, 6 storie di vita oltre l'abuso ed il male. È già in collegamento con noi, benvenuto Don Fortunato a Qui Pianeta Terra. Buon pomeriggio Don Fortunato. Grazie. Buon pomeriggio a voi e grazie dell'ospitalità. Grazie a lei di aver aderito alla nostra richiesta di intervista. Allora, Don Fortunato, grazie appunto di nuovo di aver accettato il nostro invito. Lei ha sentito la nostra introduzione, abbiamo cercato di dare un po' la dimensione del fenomeno. Lei, per caso, forse non è un caso che 30 anni fa si è imbattuto navigando su internet in un video che l'ha fatto scoprire questo mondo orribile, e quindi Meter, tra le altre cose, ha deciso anche di occuparsi di questo, di agire in difesa dell'infanzia violata, di questa nuova forma di schiavitù, come lei la definisce. E il 21 marzo scorso, come ogni anno, Meter ha presentato il suo report annuale. Sì. Al riguardo, quindi può darci un suo parere, aiutarci a comporre un quadro generale del problema, Don Fortunato? Beh, certamente gli abusi sui minori sono avvenuti da quando c'è l'uomo. Abbiamo preso maggiore consapevolezza gradualmente perché i bambini sono diventati riconosciuti persone e quindi di conseguenza si ha un'attenzione maggiore, si è sviluppata durante gli ultimi anni, perché se dobbiamo pensare che la Convenzione dei diritti del fanciullo è del 1989, beh, questo la dice lunga di come il percorso del riconoscimento giuridico della persona bambino, ecco, è sopraggiunta tardissimo.
sì. Questo significa che certo passi se ne sono fatti, sicuramente si sta camminando ancora, però ahimè se i numeri che voi stessi avete citato e che noi anche attraverso il report riconfermiamo per quanto riguarda la pedopornografia online, che è stato per noi ed è ancora oggi attraverso l'Osservatorio Mondiale contro la pedofilia e la pedopornografia proprio di Meter, che da decine d'anni si occupa del fenomeno, in un monitoraggio attento della rete e in una segnalazione costante a diversi organi di polizia nel mondo, oltre ai server provider, è la dimostrazione dei come i bambini che vengono abusati e che sono già abusati, perché video e foto non fanno altro che mostrare ciò che i bambini hanno già subito. Proprio oggi pomeriggio i nostri tecnici hanno denunciato 434 video di pedopornografia in una piattaforma allocata in Nuova Zelanda, ecco, con 434 bambini abusati. Questa è la dimostrazione che il fenomeno, se uno magari non lo vede, sembra una specie di leggenda metropolitana, non riesce a comprendere che veramente il fenomeno è gravissimo. Il fenomeno è addentellato anche con la pedocriminalità, e quindi non è soltanto l'abuso in sé dentro le mura domestiche e fuori le mura domestiche, ma sicuramente i bambini sono diventati oggetto di un grande lucro, di un grande business, e veramente i bambini sono ormai oggetti economici, ecco, di criminali che sconsideratamente fanno di tutto per sfruttarli. Dall'inizio della loro esistenza avete citato i neonati, ma in effetti è vero, cioè i neonati sono la dimostrazione, e se pensiamo che dal punto di vista scientifico per neonati si intende da 0 anni, massimo 28 giorni, 30 giorni, ecco, immaginate che anche i bambini di 30 giorni neonati vengono letteralmente stuprati. Una Avevo cosa sentito anche nelle indicibile. nursery, scusi, giusto per sottolineare, mi dispiace dirlo, però giusto per fare un po' attenzione, di stare attento un po'. Sì, bisogna avere sempre un'attenzione. Del resto, quando noi mettiamo al mondo dei bambini, quando noi curiamo i bambini, non possiamo fare altro che dargli il meglio, no? La possibilità di poter vivere in ambienti sicuri, sereni. Certo, il problema è che molte volte, anche, ahimè, ci sono delle complicità di genitori, e non solo di genitori, ma c'è una vera e propria stratificazione di criminalità dove, ad esempio, quando scompaiono i bambini, i cosiddetti bambini invisibili, bambini che non saranno mai riconosciuti, che non hanno un'identità. Certo, con questo sono colpa al cuore, chi ci ascolta, probabilmente c'è il rischio che c'è un fatto emotivo che cambia Molto canale, forte, però sì. io invito invece ad ascoltare, perché questo mostra come è vero, abbiamo voi pianeta Terra, è bello l'amore alla Terra che si mescola, vive, è attento all'amore all'uomo, ai bambini, ai piccoli di questa Certo, Terra. Ecco, io credo che certamente. bisogna pensare anche a questo. Noi siamo nutriti dalla madre terra, quindi E poi ecco. Ah, certo. certo, sicuramente. Certamente sono temi molto collegati, pensiamo anche al nome che lei o che voi avete scelto per la vostra associazione Meter, quanto Meter in greco sappiamo che vuol dire madre, no? Quindi è anche bello, no? Sì, Visto precisamente, il fenomeno che ha, quindi madre, accoglienza, è bello anche per quello che fate, insomma, anche per i bambini che accogliete e proteggete. sì. Approfittiamo allora anche di questo accenno che ha fatto Ludovica al problema delle nursery, al fatto che lei diceva che non si tratta di una leggenda metropolitana quando si parla di pedofilia e non si tratta di una realtà relegata semplicemente all'interno degli schermi, insomma, di internet, del mondo del web. È un problema che ovviamente investe anche molto da vicino, anche se sembrerebbe essere un po' invisibile, le famiglie. In che modo le investe? Le investe perché purtroppo è un problema che i bambini, che l'infanzia può trovare e incontrare sulla sua strada, sul suo cammino, nella vita pubblica, perché è possibile che subiscano approcci, ricevono approcci i bambini nelle scuole, nelle associazioni sportive, nello stesso oratorio, in qualsiasi contesto, in qualsiasi Contesto. ambito. Quindi, ecco, come diceva Ludovica, anche in uno stesso ospedale, una struttura pubblica, sanitaria,
Quindi ecco, lo citiamo per, insomma, Per evidenziare più che altro la gravità, nel stimolare i senso, genitori esatto. a elevare di molto la soglia dell'attenzione. Ecco. Ecco. Prego, Don Sì, la Fortunato. soglia dell'attenzione è fondamentale, del resto è vero che esistono i cosiddetti diritti dei bambini, ma ci sono anche i doveri dei genitori, i doveri dei tutori, degli adulti. Magari sono doveri già scritti, codificati, ma che devono diventare l'humus culturale di un mondo e di un modo di vedere la realtà nelle relazioni, nella cura, nella protezione. Ecco, sembrerebbero banalità quello che sto per dire, però è anche vero che non si può fare a meno di pensare, quando uno progetta, pensa con responsabilità di mettere al mondo un figlio, di dargli tutte le garanzie necessarie per una crescita sana, integrale, autentica, protettiva. Cioè io credo che questo non è solo un fatto naturale, ma è un fatto anche progettuale, cioè nella vita delle persone, nel momento in cui pensano che i bambini non sono oggetto e di godimento anche emotivo di chi vuole metterlo al mondo, è veramente una responsabilità altissima. Ecco, i doveri dei genitori devono contribuire necessariamente affinché i bambini non subiscano, perché vedete, l'abuso, ogni tipo di abuso, lascia tracce e traumi permanenti. Se noi pensiamo alla nostra infanzia, c'è sempre qualcosa che ci ha traumatizzato, o direttamente o indirettamente. Non c'è uomo al mondo, proprio perché vive anche o subisce il dominio di qualcun altro, o nella sfera sessuale, o nella sfera emotiva, sentimentale, o nella sfera lavorativa anche. Cioè non c'è occasione da parte di qualcuno, che sono dei cosiddetti predatori o che vivono una perversione, dove anche il guardare un nudo dietro la porta è sempre una Un molestia e un sintomo, sì. abuso, ecco, per dire. Quindi è certamente un fatto culturale, un fatto di crescita personale, un fatto di equilibrio. C'è tanto da fare, ciò non significa che non si fa tanto, cioè c'è tanto ancora da fare, perché di fronte a queste situazioni sono situazioni veramente particolari e difficili. Possiamo testimoniare come centro di ascolto di Meter l'avere accolto fino ad oggi, negli ultimi 15 anni, più di 1.600 vittime di abuso, maltrattamento, trascuratezza e quant'altro, è la dimostrazione che un abuso lascia tracce indelebili, profondissime, e questo deve farci Immaginavo, veramente certo. pensare. Anche perché è caratteristica dell'abuso, stiamo parlando della pedofilia, come può essere anche del bullismo, qualsiasi altra forma d'abuso, ma quello sessuale è abbastanza, insomma, incisivo, che si porta fino all'età adulta, se non viene elaborato, comunque è caratteristica il silenzio, quindi figuriamoci in un neonato che comunque credo, anche se non se lo potrà ricordare, ma all'inconscio credo che lavori, e il trauma avrà conseguenze anche nell'azione pratica, credo, nel tempo, in ogni caso. Quindi un genitore, un educatore, come può i segnali magari riconoscere? Dei segnali, insomma, ci cioè può dare delle indicazioni per riconoscere che un bambino ha subito violenza, insomma, perché non Ma magari. innanzitutto, se parliamo di bambini piccolissimi, le madri o i padri che sono di coscienza, cioè nel senso che sono responsabili se c'è qualche, come dire, violenza esterna Si o di vede? altrui persone o vicino all'ambito che ruota attorno ai bambini, beh, credo che una madre o un padre si accorgerebbero delle lesioni fisiche Sì. che i bambini possono subire. Questo certamente è una lettura molto intelligente e particolare, ma certi bambini possono poi esprimere in tante maniere il disagio provocato da un trauma di abuso. Quindi, che può essere la chiusura, il silenzio, la mia iperattività, beh, non è qui un problema di un elenco, ma è certamente chi subisce un abuso ha delle conseguenze sia psicologiche che fisiche. Ci sono studi interessantissimi dove a volte certi tipi di malattie che emergono o provengono e provengono proprio da abusi sessuali. Noi sappiamo benissimo che l'abuso sessuale veramente
la profonda devastazione intima, non soltanto fisica, ma anche proprio psicologica, qualcuno la definisce anche dell'anima, cioè proprio lesioni profonde che non vengono mai dimenticate. Noi per esperienza diciamo che dall'abuso non si guarisce mai, nell'abuso si convive poi. E questo però il convivere necessita l'accompagnamento, la cura e l'accoglienza dato, anche perché non tutti sanno accogliere poi una persona abusata, anche quando diventa grande o si fa fidanzata o fidanzato e racconta all'altro di essere stato abusato, se l'altro non è preparato è devastante un fatto del genere. Quindi ecco, l'abuso ha degli effetti sulla persona, sui bambini direttamente, ma anche i cosiddetti effetti collaterali, perché una società non è capace anche di accogliere. Spesso abbiamo in giro i bambini con la lettera scarlatta, cioè marchiati da questo abuso e quasi quasi vengono esclusi, la beffa sulla beffa e sulla violenza. Sì, Don Fortunato, è una notazione anche di carattere sociale, ma entriamo appunto nel vivo del problema. Lei si è più volte giustamente lamentato del fatto che sembra che il problema della pedofilia, della pedopornografia, non sia sufficientemente sentito, come se non si trattasse, non si avesse coscienza che stiamo parlando di atti assolutamente criminali. Cosa ci può dire riguardo a questo lavoro culturale che anche come Metre state facendo? Sta progredendo nel nostro paese, ma anche a livello mondiale, la presa di coscienza della dimensione del fenomeno? Atti criminali nei confronti di bambini. Certo che 30 anni fa c'era molta meno consapevolezza, dopo tutti questi anni sono nati movimenti, incontri, convegni, sensibilizzazioni, noi curiamo tantissimo l'aspetto di andare in Italia, in Europa, nel mondo per promuovere la cultura dell'infanzia contro gli abusi e soprattutto contro queste forme pedofiliche e pedopornografiche che veramente annientano i bambini. Certo c'è una ritrosia, cioè in effetti quando andiamo a fare convegni, quando ci sono donne, anche giovanissime donne, oppure giovanissimi uomini o anche adulti, certo sono come dire iniezioni narcotizzanti, paralizzanti, perché le persone normali, normalissime, stentano a credere quello che uno eventualmente racconta per dare anche delle linee come poter operare in tal senso. Ma in effetti è vero, voi mi state ascoltando, se poi fate emergere emotivamente le vostre reazioni, lì c'è una donna e un uomo, voi vi rendete conto, diciamo, di che cosa stiamo parlando, cioè, ma veramente, ma si può arrivare a questa disumanità, a questo atteggiamento inumano, a tal punto che la perversione così elaborata che può arrivare a distruggere la vita dei bambini, cioè questo è veramente il massimo del massimo. Da una parte noi dobbiamo lottare contro le cosiddette lobby di normalizzazione della pedofilia, nel mondo tante strutture, Esatto, è tanti un tema che gruppi. volevamo toccare, Infatti questa volevamo dire proprio. operazione culturale di normalizzazione. Prego, prego, Sì, Don Fortunato. la normalizzazione è molto, molto strisciante, molto pesante e questo aumenta la fatica, la difficoltà nel far comprendere che le relazioni tra uomo adulto e bambino non possono essere relazioni definite tanto amore, l'amore è amore, come si dice, no, non è affatto amore, infatti perché i bambini non hanno la capacità di consenso, le leggi, l'impianto giuridico, non soltanto in Italia ma nel mondo, almeno in gran parte dei paesi, pone in essere che ci sono delle incapacità da parte dei bambini di poter decidere liberamente, anche perché vedete, il pedofilo vuole bambini prepuberi, cioè dire già 0, massimo 13 anni, cioè che non hanno ancora sviluppati i caratteri sessuali maturi. E quindi, ad esempio, tanto per dare un concreto esempio, un pedofilo non andrebbe mai con una bambina che ha il ciclo mestruale, ecco, perché la ritiene adulta, e va proprio con bambini quasi asessuati, ecco, che non hanno minimamente i caratteri specifici adulti.
sì, ecco, anche perché io vado a copulare con una donna, con un uomo, e perché c'è tutto un sistema molto esteso, molto profondo di piacere sicuramente, ma anche di procreazione, quindi di estensione, di Si va sviluppo della mia oltre, specie. Quindi, ecco, l'atto sessuale non è solo fine a se stesso, se noi lo vogliamo chiamare così, ma ha anche una sua componente particolare. Cioè, voi mi direte, ma un prete che dice queste cose, beh, io insegno bioetica da 20 anni, da 30 anni, cioè, quindi, È cioè, io queste benvenuto, cose perché no? sono pane quotidiano di insegnamento e non solo, ma anche perché vogliamo o non vogliamo, l'esperienza, ho quasi 60 anni, penso di avere un'esperienza in tal senso, importante, ecco, dire queste cose. Ma La Gesù stesso, insomma, nel normalizzazione. Vangelo ci parla, cioè molto serio e severo, parla di matrimoni, anche di abusi dei bambini, insomma, c'è una frase molto. Quindi io voglio dire ben venga un Sì, no, ma è prete. giusto che si faccia così, perché al di là dell'essere prete, cioè siamo uomini che cerchiamo di volerci bene, di difendere il debole, il piccolo, colui che è vulnerabile. Però, ecco, stavo dicendo, la società dovrebbe reagire diversamente. Sta reagendo, non sto dicendo che mancano le leggi, forse l'unica problematica delle leggi e dell'applicazione di questi sensi profondi di rispetto culturali nei guardi dei bambini e la non attuazione, cioè non azione. Molte volte, allora abbiamo degli apparati legislativi di altissimo livello, cioè non è che stiamo parlando che siamo all'anno zero, però non vengono spesso applicati, non vengono concretizzati per il contrasto ma anche per la prevenzione. Ad esempio, si fa un gran casso, ed è giusto che sia così, per quanto riguarda il bullismo, il cyberbullismo, fenomeni deleteri e gravissimi come anche delle vittime, ma non c'è mai un piano nazionale che riguarda proprio la pedofilia, la pedopornografia. In Italia non funziona da più di 3 anni, cioè Accidenti. non si riunisce completamente, non si sa che esiste ancora, ecco Cioè, perché. quindi questo ci dice sull'interesse che hanno riguardo a tale fenomeno. Ma scusi, però lei con la sua associazione lei è stato, come dicevo, uno tra i primi, se non il primo, siete stati a introdurre comunque una legge in Italia per quanto riguarda l'articolo 114, no, del codice penale, 414. 414 del codice penale, per quanto riguarda almeno che viene considerato reato addirittura l'istigazione, no? Sì, è importante questo che stiamo dicendo, che è stata recepita anche dopo la Convenzione di Lanzarote. Abbiamo elaborato Esatto. questo riguardo all'istigazione anche attraverso internet, della normalizzazione, della giustificazione della pedofilia, quindi nessuno può divulgare o avvalorare l'aspetto positivo, ecco, della propaganda pedofila. Viene stato applicato in Italia perché qualcuno è stato individuato, perché ha avanzato particolari situazioni di giustificazione pedofila, però ad esempio non viene quasi mai applicato in tutta l'Europa. Ci sono Ecco. portali, migliaia e migliaia di riferimenti di portali in tal senso, dove strutture, gruppi rivendicano. C'è la giornata dell'orgoglio pedofilo che ogni anno si celebra nel Pensa un po'. mondo, ma non viene assolutamente contrastata, se non soltanto perché c'è l'impegno mediatico per fare emergere il problema, però tutto tace lì. Ora, per giunta, i pedofili hanno voluto cambiare la terminologia, non si chiamano più pedofili, ma ad esempio persone adulte attratte da minori, così si definiscono, Certo. oppure pedofili virtuosi. Cioè, in fondo non c'è niente di Di ma male quello che il discorso se abbiamo noi detto amiamo prima. bambini e eventualmente, secondo loro, ma questo è impossibile dal punto Certo. di vista giuridico, possono esprimere del consenso per avere una relazione affettiva, amorosa e anche, perché no, sessuale. Perché questa realtà, come dicono loro, è il benessere dei bambini. Poi me lo vengono a dire che significa avere una relazione affettiva con un neonato, con un bambino di 2 anni, 3 anni, e cosa possa esprimere un bambino di 2 anni, Certo. 3 anni di amore nei confronti dei pedofili. Però, Errato. vedete come percepite, è veramente un problema, a volte forse più grande di noi, forse, però già il fatto stesso, e mi permettete se vi dico questo, che voi state trattando Prego. questo, mi fa onore, cioè mi fa molto onore. Questo significa che possiamo, come dire, contribuire anche attraverso l'informazione corretta, intelligente, come la state facendo, ad un contrasto di un fenomeno che è molto più grande di noi.
Abbiamo usato magari sin dall'inizio termini forti, ma perché a volte dare uno schiaffo, noi ci svegliamo solo con gli schiaffi come ci davano i nostri genitori. E allora magari attraverso, io li chiamo schiaffi, insomma queste parole forti che arrivano, ci auguriamo che ci creano tanta rabbia per agire, una rabbia positiva, per agire positivamente senza violenza, ma nel senso per difendere questi bambini, sempre a livello legale, non andare a prendere il pedofilo e prenderlo a cazzotti, ma fare in modo che queste cose non succedano più legalmente, Più insomma, si prende sempre, ecco. coscienza anche a livello proprio comunitario, ci si organizza e più ovviamente si può resistere a questo tipo di problematiche, indubbiamente. Perché non godiamo nel dire queste cose, No, no, non chiariamo. c'è nessun piacere ovviamente a parlare di queste cose, però è decisamente giusto parlarne. Don Fortunato, indubbiamente, paradossalmente, si fa fatica a parlare di queste cose, cose che insomma dovrebbero suscitare immediatamente, no? Una reazione globale, no? Di tutta la popolazione, non so, Indignazione. indignazione. Si fa fatica forse perché viviamo in una società sicuramente degenerata, no? Un po' nei suoi valori, nei suoi costumi, e quindi si fa fatica, quindi si fa fatica perché c'è una assuefazione indotta dal seguire dei media che praticamente ci raccontano sempre le cose solo come vogliono loro. Quindi c'è un intorpidimento di cui parlava lei stesso anche prima, delle coscienze di un po' tutte le persone nel mondo. Sono pochi coloro che cercano di essere attivi in questo tema, come anche in altri che sono cruciali per la nostra umanità. Ma sicuramente, certo che noi sappiamo benissimo che il potere della comunicazione è un potere enorme, cioè può cambiare, far cadere governi, cambiare opinioni, cercare di dare le cosiddette influencer, no? Coloro che influenzano questa coscienza globale, ecco, forse potrebbero iniziare a fare un lavoro diverso, non dimenticando il lavoro scientifico, il lavoro quotidiano, il lavoro piccolo che accade nelle case delle famiglie, nelle scuole, nei luoghi più sperduti del mondo, che va dall'Amazzonia all'Africa, dove i bambini si incontrano e vivono magari lì altri tipi di disagio. Certo, l'idea bella che ti viene è che tutti dovremmo godere di felicità e di gioia, però poi ci rendiamo conto come di fatto non è così. Se mi permettete, se pensiamo che i bambini vengono, voi avete citato 1 miliardo di bambini abusati, cioè è veramente qualcosa che ci schiaccia, voi immaginate questo miliardo di bambini che vive nel nostro pianeta Terra, assieme ad altri 6 miliardi di persone, cioè stiamo pensando a bambini che in fondo devono anche nutrirsi, mangiare, vestirsi, il costo sociale, sai, quando hanno la possibilità di andare a farsi curare, se ti fanno curare, e chi li accompagna, chi li sostiene. Allora vedete che dietro anche in fondo questo abuso c'è dietro anche la non responsabilità di chi dovrebbe investire in risorse, in intelligenze, in aiuto. Cioè questo veramente, essendo un fenomeno mondiale, globale, che va oltre le nostre immaginazioni, ha delle ripercussioni anche nel creato, io lo chiamo così, da adesso Certo, sono piccole creature che vivono nel certo, creato, vivono tra di noi. Allora, certo. Com'è possibile? certo, si può fare di più, no? Ce ne siamo convinti, Ma cioè voi si come può sempre associazione fare Meter, mi scusi se la sto interrompendo di più. Sì. bruscamente in questo modo, come lei stesso ha rilevato in alcuni suoi interventi, l'associazione Meter nel suo piccolo, che comunque è un'organizzazione che di suo col volontariato fa tutto quello che fa e fa Anche tantissimo. collaborate con la polizia Ecco, postale, no? fa Cioè molto. Come indagate. mai allora ai vertici di chi detiene il potere, di chi può creare grandi organizzazioni mondiali, organi di difesa nei confronti di questo, di quello della fame nel mondo, che poi ce ne sta sempre di più e aumenta, come il World Food Program o come la FAO, insomma, io è una vita che conosco, io ho 50 anni e rotti, è una vita che sento parlare della FAO, della World Food Program, e la fame nel mondo invece è aumentata, forse dipenderà dagli stipendi nutriti, insomma, dei dirigenti di questi grandi organi Bene. dell'ONU.
E arrivando quindi al tema della pedopornografia, come mai una piccola associazione, mi permetta di dire piccola, Don Fortunato, benché grande come capacità e come risultati che sta ottenendo, come mater, riesce a fare di più forse di quello che riescono a organizzare coloro che comandano i destini del mondo? Esatto. Ma perché c'è il cuore, perché c'è quello che vediamo ogni giorno ci spinge a pensare che potremmo salvare qualche bambino. Io lo sono consapevole, no, di mettere, siamo consapevoli che non salveremo tutti i bambini del mondo, però se non avessimo iniziato 30 anni fa non avremmo aiutato 1600 vittime, non avremmo denunciato più di 4 milioni di siti pedopornografici che corrispondono a più di 25 milioni di immagini video, che corrispondono a sua volta a 20 milioni di bambini coinvolti. Cioè noi ci crediamo perché facendo così abbiamo favorito, che so, a migliorare le leggi in Giappone, a formulare ecco, particolari indicazioni di norme nuove, innovative in Italia, non solo in Italia, i protocolli che abbiamo con la polizia polacca, i rapporti con la polizia neozelandese, i rapporti con la polizia con i server dell'isola di Tonga. Quindi cioè noi con determinazione, certo con poche risorse, non è che noi abbiamo decine di milioni di euro da poter Certo. gestire, noi viviamo semplicemente con quando ci arriva il contributo regionale, minimo, sparuto, però interessante, importante, che ci permette, e poi con le offerte Con le liberatorie donazioni. libere della gente comune. Ora, ma Appunto, non è qui un appunto. problema di economia, cioè è un problema di volontà. Di volontà politica anche che manca. Sì, ma la volontà politica manca perché, veda, nessuno è capace di venire nelle nostre sedi qui in Sicilia a vedere il lavoro concreto che facciamo. Cioè dire, quello che molte volte noi raccontiamo, la gente storce il naso e non ci crede magari, no? Molti giornalisti, molti anche autorevoli, personaggi pubblici, molte volte sono venuti a beffeggiarci un po', no? A dire, tanto è un prete, che cosa voglio che fa? E allora quando dicono così io sempre dico, guardate, state 2 minuti, 3 minuti a guardare il lavoro che fa l'OSMO, cioè l'Osservatorio Mondiale contro la pedofilia di Meta. Ebbene, durano neanche 10 secondi, perché quando tu vedi il video, vedi il vedere, no? Quando tu ti accorgi che dal video spuntano le grida lancinanti dei neonati mentre si stuprano, cioè io vorrei vedere se tu rimani lì ancora a pensare, a guardare se è vero o non è se non vero. sei Ecco, capace di allora reagire, certo. il vedere ci porta automaticamente ad agire. E allora Sì. tanti amici come voi, ecco, che ci permettete poi di parlare, ecco, ci permettete anche di poter sempre di più contribuire al miglioramento delle cose. Esatto, Ecco, in fondo questo è ricordiamo. il cuore della questione. No, ma infatti non è stato facile nemmeno prepararsi per questa trasmissione proprio perché va incontro, scopre appunto sempre di più delle realtà molto allucinanti e, no, e ti senti anche, cioè quasi impotente perché non puoi intervenire più di tanto. E noi cercheremo con queste Precisamente, trasmissioni. precisamente. Però meglio che zero, Ah, meglio che zero, meglio che certo, zero. sempre. Anche un bambino salvato, ne abbiamo salvato uno rispetto a niente. Ricordiamo e Ma ricordiamoci. voi neanche immaginate che con questa trasmissione la gente che ascolterà possibilmente si troverà, spero no, ma se si trova in una fatica, una difficoltà per poter avere un punto di riferimento, sa che c'è Meta, può Esatto, infatti telefonare, lo può essere daremo poi alla aiutata. fine esatto dei dati. Sì, certo. Beh, perché ricordiamo, ripeto, succedono cose allucinanti. Poi, tra l'altro, anche da quello cioè, che ho letto, non è al di là, che poi non è, cioè, non c'è molta, c'è e non c'è tanto l'interesse da parte insomma, delle grandi istituzioni, ma anche difficile, grazie alla privacy, abbiamo letto, anche poter, quando indagate insomma, via internet, poter accedere anche a determinati siti, sempre per il discorso, purtroppo, che i soldi Non possiamo, l'hanno la. certo, non si può andare insomma contro la privacy di chi stupra i bambini, ci Scherziamo, sembrerebbe esatto. indelicato. Vero, Don Fortunato Di Noto? Sì, questo è un fatto delicato, però i server provider
provider dovrebbero assumersi una grande responsabilità, cioè dire che Esatto. nel momento in cui ricevono una segnalazione non possono solo rimuovere il materiale, devono immediatamente avere un accordo con le polizie del luogo, locali, dove stanno negli stadi e inviare immediatamente tutto ciò che è necessario per l'individuazione dei soggetti. Ecco, questo è un fatto particolarmente difficile, cioè noi denunciamo decine e decine di migliaia di link, ciò che significa? Significa che i server provider dovrebbero avere l'intelligenza, ma anche la cortesia, di inviare i file di log, l'individuazione dei Certo. soggetti, affinché si possa fermare questo tipo di divulgazione del Invece materiale, ma a spieghiamolo agli volte ascoltatori. questo non accede, non accade, voglio Non dire. accade Quindi per anche motivi la. della privacy. No, no, voglio dire, ma esatto, però come per qualsiasi reato, cioè a livello penale, ma la polizia non può, cioè per esempio come quando a livello di Pretendere. mafia io metto delle intercettazioni, io anche lì violo la casa di quel mafioso perché gli metto le intercettazioni, però lo faccio per interesse pubblico, vado oltre la legge, chiaro. E in questo caso dovrebbe essere la stessa cosa, soprattutto Giusto. perché riguarda i bambini, signori. Ha ragione perfettamente, però veda, questo tutto deriva dalla collaborazione, nel momento in cui, pur avendo magari sottoscritto un protocollo di collaborazione, spesso la collaborazione è soltanto formale. Allora Ah, ecco ecco. un'assunzione di responsabilità, cioè io ritengo i colossi del web hanno tanto di quei soldi, tante di quelle risorse, e non è una battuta, tante di quelle risorse che potrebbero benissimo, secondo il nostro modesto parere, dare una svolta decisiva a questo problema della pedopornografia e della pedocriminalità. Ma il problema è che non lo vogliono fare. Quindi, cioè, basterebbe un po' di risorse per fare un'equipe, un pool di lavoro, che si possa finalmente arrivare a frenare questo tipo di situazioni. Allora è una questione veramente di buona volontà, di intelligenza. Ciò non significa che tanti stati non hanno le leggi, ciò non significa che tanti stati ancora dovrebbero definire il termine pedopornografia come reato, tanti stati ancora non hanno una capacità collaborativa, alcuni sì, alcuni no, però bisognerebbe fare di più. Cioè, noi facciamo, Meter è un'associazione di persone professioniste anche che fanno il proprio lavoro, il proprio servizio come volontariato, però è anche vero che noi non possiamo andare oltre perché quell'oltre lo Certo, devono fare certo. le autorità Certo. Ma preposte. quindi incide molto, cioè, anche la criminalità Le organizzata. lobby? Sì, ma proprio nel Ma senso di certo, mafia, 'ndrangheta, cioè penso che le grandi organizzazioni criminali sono agiscono sicuramente assieme, certo. coinvolte. Ma sì, sono coinvolte perché dovete tener Quindi sono conto che affari. i sistemi di scambio, i sistemi di implantazione di gallery con pagamento con carte di credito, c'è un giro d'affari enorme. Cioè, quindi cioè, la vendita a volte di una foto, di 2 foto, di 10 foto, di 10 video, possono arrivare a 1.000, 2.000 euro, 3.000 euro, dipende dall'età dei bambini e la violenza perpetrata sui bambini. Allora, chi acquista tutto questo? Chi ha il denaro? Quindi devono essere rintracciati. Allora, io credo che sia una questione di intelligenza, di collaborazione. Noi abbiamo fatto sviluppare negli ultimi 13 anni più di 23 operazioni nazionali e internazionali, abbiamo fatto arrestare centinaia e centinaia di pedopornografi e di pedofili, migliaia e migliaia di gente indagata. Io da 20 anni che sono con la tutela dello Stato, perché mi hanno più volte, tante volte Minacciato. minacciato per la mia incolumità e la mia persona. Sì. Ecco, sembrerebbe una favola questo, insomma, non di noto perché difende i bambini, viene anche, si fa più notizia giustamente chi è, ed è giusto che sia così, minacciato dalla mafia. Quindi fa più notizia. Certo, chi è minacciato dai pedocriminali fa meno notizia, però va bene, Però siamo qui ad andare avanti, non è questo il è problema. una realtà atroce lo Ma il stesso. fatto che è tutto collegato e quindi magari. Comunque, Don Fortunato Di Noto, allora prendiamo spunto in questi ultimi minuti che ci rimangono, perché sappiamo che lei è chiamato dai suoi impegni a, diciamo,
diciamo, a fare un'intervista un pochino più ridotta rispetto al solito di qui pianeta Terra. Una cosa solamente volevamo citare, anche il fatto salvifico, bene o male, no? Che può avere l'azione che fa Mether nei confronti di coloro che vengono arrestati, perché sappiamo anche del fatto che alcuni pedofili che grazie a voi sono stati segnalati e poi messi in carcere dalle autorità, hanno addirittura ringraziato l'organizzazione per aver prodotto in loro questo tipo di ripensamento un po' su tutta la loro vita. Sì, questa è una delle cose più strane, però più belle, più santificanti, cioè nel senso che alcuni soggetti che hanno abusato di bambini poi non solo hanno ringraziato il fatto che li abbiamo denunciati, ma anche perché poi nelle patrie galere attraverso dei programmi, certo non tutti lo usufruiscono questo programma, possono essere diciamo aiutati, non si può pensare di buttare la chiave pur avendo fatto dei crimini così pesanti, dei reati così pesanti. È anche vero che alcuni vanno a verificare la loro esistenza, si riconciliano con loro, con le famiglie, a volte è un percorso lungo, però è possibile, cioè, significa che qualcosa può nascere come logica della speranza, della redenzione. Sì, Questo sì, può accadere. possono mettere, esatto, cambiare e mettere a disposizione dei bambini la loro vita, cioè nel senso sacrificare la loro vita Potrebbero per, far questo anche per un e riscatto. essere un buon dei buoni, tra l'altro come nella mafia, no, di collaboratori di giustizia, nel senso con dei buoni collaboratori, informatori, perché mandare delle dritte, cioè aiutare nelle indagini, no? Penso. Prego, prego. Certo, questo stavo dicendo è fondamentale perché questo è la cosiddetta giustizia riparativa, la giustizia in cui no, non si può pensare occhio per occhio e dente per dente, anche se di fatto umanamente nasce la reazione, ma che cavolo, ma com'è possibile? Però è anche vero che per loro quando nasce il rossore della vergogna, sapete, quello che stanno andando oggi, nel senso della vergogna, cioè perché noi siamo convinti che tutto è possibile, tutto è possibile, tutto è lecito, tutto è possibile. Quando manca il senso della vergogna, che corrisponde al senso della responsabilità, quando uno non si assume con responsabilità le azioni compiute, fatte, quando uno dice guarda, ho preso consapevolezza di quello, ma io basta penso che so, alla violenza alle donne, ma com'è possibile che una persona che tu dici che ami ti fa violenza, ti sottomette, poverine molte donne, no, ma anche uomini, perché al contrario non se ne parla mai della violenza agli uomini, Sì, però certo. ecco, com'è possibile che si possa perpetrare del genere? Allora forse il senso della vergogna, il senso un po' del ripiegamento. Io vado in galera a trovare i detenuti per evangelizzare nelle carceri, faccio anche questo, e rivedo assassini, gente che ha ammazzato altre persone. Ed ecco, nel momento in cui forse si inizia un cammino, si scalfisce la durezza del loro cuore, forse piano piano, lentamente, con fatica, si può raggiungere un livello umano che è quello che è venuto a mancare. Ecco, è un cammino, io sono convinto che è sempre un cammino di redenzione nuova, capace di cambiare le cose. Guardi, siamo d'accordo con lei, anche perché noi nel nostro programma invitiamo sempre alla responsabilità, essere persone responsabili, nel senso, ok, noi facciamo questo programma, denunciamo determinate cose, ma chi si lamenta che agisca, che nel suo piccolo tutti possiamo fare qualcosa, altrimenti siamo complici, perché è meglio un assassino pentito che una persona che non ha mai fatto niente e continuerà. Ah, niente nel senso non ha mai commesso grandi peccati o piccoli peccati, Ma si ma non ha fatto nemmeno disinteressa, niente esatto. per migliorare la nostra società. Credo che sia questa la logica e la ringrazio che sta ribadendo queste cose perché ci accomuna un amore alla vita, un amore alle cose vere, alle cose autentiche, un impegno di cammino nuovo e se pensiamo che dobbiamo partire dai bambini, forse già abbiamo iniziato a cambiare il mondo. Chissà se forse tra 200 anni, quando non ci saremo, ecco, si ritroverà questa intervista, qualcuno la ascolterà e dirà, beh, 200 anni fa sono state dette le cose che oggi magari ne stiamo usufruendo per il bene. Beh, io credo Esatto. in questo e vi ringrazio.
abbiamo fede. fede, abbiamo Lo fede. speriamo ovviamente vivamente anche noi e ci piace chiudere così questa bellissima, importantissima intervista con lei, Don Fortunato Di Noto, con un messaggio di speranza. Vogliamo ricordare, Ludovica, un poco quelle che sono l'associazione Meter, il libro scritto da Don Fortunato. Sì, allora ricordiamo comunque che adesso che potete comunque per chiunque si trovasse in difficoltà o chi conoscesse persone che si trovano in queste condizioni, che abbiano subito abusi comunque di qualsiasi genere, sia sessuali o altri tipi di traumi, bullismo e altro, abbiamo oggi intervistato, questa è un'opportunità, l'associazione Meter, che non solo in Sicilia, Don Fortunato se mi aiuti, c'è anche altre sedi in diverse parti in Italia, comunque troviamo su internet il sito dove c'è tutto scritto. Sì, il sito è semplice, www.associazionemeter.org. Abbiamo anche Un il numero nostro numero verde, verde nazionale, esatto. 845 52 70, che può essere utilizzato Benissimo. per le eventuali possibili, speriamo mai, ecco, particolari aiuti o segnalazioni. E poi dal sito, ecco, si sviluppa tutta una serie di informazioni anche nel territorio nazionale e internazionale. Questo basta andare sul sito, troveranno tutto, si troverà tutto, ecco, Sì, quindi lì sicuramente poi avrete anche delle collaborazioni in loco, uno si preoccupa, sì, ma è collaborazione in lontano. loco, Io dico, esattamente. esatto, non vi preoccupate e non vi vergognate, anche perché per telefono, tramite telefono o internet non siete visti. E io penso che l'importante è iniziare e poi dopo l'aiuto arriverà. Arriverà sicuramente. Ricordiamo il libro di Don Fortunato Di Noto. Sì, ha scritto un libro anche Don Fortunato, abbiamo visto, Io guarirò, sei storie di vita, oltre l'abuso ed il male, Sant'Antonio Edizioni, quindi sono sei storie di... Io non ho letto il libro, l'ho scoperto adesso che l'avevo, cioè, insomma, che l'aveva scritto, quindi sono sei storie di abusi. Sì, in poche parole, noi avendo il centro di ascolto, ecco, si è ritenuto opportuno, questo non è il primo, ma già Ah, sono stati ecco. anche pubblicati altri tipi di testi, ma questo qua è l'ultimo, in dirittura d'arrivo, che abbiamo pubblicato, molto piccolo, 80 Sì. pagine, dove sei persone che sono state abusate da diversi soggetti. Ad esempio c'è Salvatore, che è stato abusato da un prete che ormai non è più prete, la storia di una suora che fu abusata da bambina dallo zio, la Accidenti. storia di Maria che è stata abusata dal padre con la copertura del parroco. Ma Ecco, sono addirittura, racconti ecco. molto, Sì. molto, molto, molto pesanti, però dentro quel racconto c'è veramente la logica della guarigione. Questa è una cosa meravigliosa, persone distrutte ovviamente nella loro vita, ma che hanno dato un senso anche attraverso il dolore alla loro stessa vita e vogliono mettere a disposizione le loro vite, le loro storie per costruire un mondo migliore. Adesso scusami Mauro, purtroppo mi è venuto quando lei ha detto con la copertura del parroco, adesso poteva essere anche un insegnante, però per dire, Sì, può essere anche un per dire insegnante, certo. no, nel senso purtroppo ti porta a non fidarsi più di nessuno, ci sono ancora persone buone, discernimento, Come no, dicevamo per prima, sì. carità, discernimento, Sempre. però No, è ma aberrante che ci siano queste situazioni, tutto qua. guai a pensare che tutto il mondo è male. No, 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 però è vero, esatto. ci sono soggetti che, ahimè, o non Esatto, si sa per quale purtroppo. ragione, o si sa forse, ecco, fanno più danno chi copre, chi nasconde. Voi immaginate a volte in famiglia, no, che Lo la fa. mamma sa che il padre abusa della propria figliuola e non dice Sì, nulla, ecco, per dire. esistono anche Faremo altre queste. puntate. Anche queste realtà, purtroppo, è vero. C'è molto da parlare ancora. E va bene, comunque sicuramente è un libro molto bello e interessante da Sicuro. leggere, anche per trovare all'interno di queste storie drammatiche, come diceva Don Fortunato Di Noto, un seme bellissimo di speranza, no? Comunque ricordiamo che il ricavato del libro sosterrà il centro di ascolto e di accoglienza di Meter, Onlus, per le vittime di abuso. Ormai per una questione di scelta personale non ho mai usufruito di questa attività per fare altro Infatti, tipo, no, no, ma, no, no, ma lo chiaro. dico perché è giusto, No, per cioè sostenere le tutto ciò che attività si può pubbliche. fare per il bene si faccia, ecco. Certo.
Bene, Ludovica, Sì, siamo addirittura siamo, d'arrivo, sì, siamo arrivati abbiamo in realtà. finito e ringraziamo di nuovo Don Fortunato, l'associazione Metere, tutti i volontari salutiamo dell'associazione Metere, il corpo di polizia, tutti quelli comunque che con l'associazione, altre associazioni che con i corpi di polizia che collaborano, oltre anche le loro forze, perché anche il corpo di polizia si trova molto in difficoltà anche loro a volte ad agire. E complimenti, complimenti a Meter, a Don Fortunato di Noto, Sì. e le auguriamo insomma di proseguire con sempre maggiore efficacia il suo lavoro e la ringraziamo per tutto quello che sta facendo Sì, assieme all'associazione. ripetiamo, speriamo che attraverso la trasmissione di oggi, cioè, avete preso un po' più consapevolezza del fenomeno e vi sia scattato un po' di rabbia positiva per agire e tutelare questi bimbi. Benissimo, grazie Don Grazie. Fortunato. Grazie di cuore, grazie. Grazie a lei, a risentirci a una Arrivederci. prossima volta. E Con piacere. allora, niente, continuiamo così, ricordiamo i nostri Sì, dati, come sì, in le chiusura, che come sempre potete iscriverci alla nostra mail qui pianetaterranews@gmail.com e riascoltare la puntata sul nostro canale YouTube qui Pianeta Terra o sulla nostra pagina nostre. Facebook. Esattamente, ringraziamo come sempre le nostre radio Saiuz, poi Viva Radio Sardegna, Radio Outmarche, e non dimenticate di seguirci sul nostro canale YouTube qui Pianeta Terra. Arrivederci. Ciao a tutti!